Il tempo di Quaresima è un tempo di penitenza, preghiera, riflessione o sacrificio ed è un tempo per noi per prepararci alla celebrazione della passione del Signore, della sua morte e della sua resurrezione. Ora ci chiediamo, ma cosa possiamo offrire al Signore in questa Quaresima? Perché a volte non riusciamo a pensare a niente da fare come sacrificio? Ecco allora qualche suggerimento su cosa fare e offrire in questa Quaresima. Puoi smettere di ascoltare la radio mentre guidi e usare quel tempo di silenzio per la preghiera. Leggi la Bibbia, una pagina o un salmo al giorno. Regala un pasto o qualche bene di prima necessità a un bisognoso. Non bere bevande alcoliche. Riduci le tazze di caffè o le sigarette. Svegliati prima del solito e inizia la giornata pregando e ringraziando Dio. Vai a letto prima del solito. Leggi libri santi. Passa meno tempo su internet, Facebook e sui social. Guarda meno TV. Digiuna il venerdì a pane e acqua, se la tua salute te lo permette, oppure fai un solo pasto. Leggi un libro su un argomento religioso per 10 minuti al giorno, tutti i giorni, magari appena sveglio. Rinuncia ad andare a divertirti, ballare, mangiare fuori per il periodo della Quaresima. Chiama un parente o un amico che non senti da tempo per sapere come sta, oppure visita un infermo, anche due. Offriti per fare loro qualche servizio di cui hanno bisogno. Rinuncia a un cibo che ami tanto per 40 giorni. Sbarazzati dei vestiti che hai nell'armadio o nei cassetti, abiti che non usi e regalali a chi ne ha bisogno. Abbi per 40 giorni un aspetto più semplice e umile. Prega il Santo Rosario tutti i giorni. Fai un'ora santa per i 40 giorni della Quaresima. È estremamente miracolosa per quei bisogni che hai. Dai l'elemosina al bisognoso. Inizia ad andare a messa tutti i giorni o almeno due volte a settimana oltre alla domenica. Prega la Via Crucis quando puoi e soprattutto il venerdì. Alle ore 3 di ogni pomeriggio fermati un poco e prega la coroncina alla Divina Misericordia. Questi sono solo piccoli suggerimenti, ma nel momento in cui decidi di vivere la Quaresima in spirito di preghiera, rinuncia e penitenza, il tuo cuore ti suggerirà quale fioretto offrire al Signore. Ogni fioretto però da rinuncia deve diventare un dono, un gesto, quello della penitenza, che apre la porta ad una vita di amore misericordioso verso chi incontreremo. Esempio pratico. Io digiuno da una pizza per donare 20 euro che ho risparmiato a chi ne ha bisogno. Rinuncio ad un'ora di TV per donare quel tempo a qualcuno. Il digiuno diviene così trampolino per passare da una vita di possesso a una vita di dono. Buon inizio di Quaresima.